prospettive per l'accoglienza e la programmazione del turismo a Napoli all'Hotel Mediterraneo se n'è discusso in un convegno che è stata l'occasione per confrontarsi sulle potenzialità offerte dal settore turistico nel rilancio dell'economia di Napoli e del Sud. All'incontro ha partecipato anche l'assessore comunale alla cultura e turismo Nino Daniele. Le prospettive non possono che essere quelle di dare permanenza, durata e ampliamento a questa tendenza positiva che oggi registriamo. In questo senso dobbiamo sapere migliorare e qualificare la nostra offerta e soprattutto rendere più soddisfacente l'accoglienza che noi siamo in grado di offrire ai turisti. Se c'è una necessità è quella che queste istituzioni facciano, come si dice oggi, sistema. Il comparto del turismo è l'unico comparto, secondo i dati Svimez, non i miei, che supera di gran lungo, potrà anche superare di più di gran lungo, il centro nord. Far sì che i turisti che vengano a Napoli siano i nostri migliori testimonial, cioè che quelli che andando via soddisfatti possano invogliare altri a venirci a visitare. Bisogna anche partire dalle piccole cose, dalle cose concrete, come io dico, cioè dagli infopoint, ai bagni pubblici, alla cartellonistica. Il vero segreto di una città turistica è capire che tutti siamo turismo e non solo le istituzioni.